ha una carenza cronica degli specialisti nelle varie specialità a livello nazionale e anche in Puglia, con veramente una carenza importante di medici specialisti, che noi nel corso del tempo avevamo quantificato perlomeno in 1.500-2.000 persone. Adesso si aggiunge la condizione per cui molti di noi stanno risultando essere contagiati e quindi, pur se in maniera sintomatica, sono costretti a lasciare il posto di lavoro. Stiamo stimando in questo momento un'assenza di circa 2 unità di personale sanitario al reparto, con la possibilità che questi numeri possano essere incrementati. La riconversione nuovamente in reparti Covid in tanti ospedali sta provocando un ulteriore disagio, perché le persone che possono accedere come professionisti, sia per quanto riguarda il comparto infermieri OSS, sia per quanto riguarda i medici e i dirigenti sanitari, soprattutto se hanno alcune limitazioni, mentre sono in grado di poter lavorare nei reparti ordinari, questo non è consentito loro fare nei reparti Covid. Per cui la carenza si accentua, stiamo pagando lo scotto di una storia che è data da tanti anni, quella di aver, diciamo, formato meno specialisti di quelli che ci servivano. Abbiamo esaurito le scorte e adesso siamo in carenza. Fortunatamente abbiamo ripreso un numero adeguato di borse di specializzazione e di medicina, di corso di medicina generale, ma questo risultato sarà possibile fra non meno di 3-4 anni. In tutte le parti sociali, dall'inizio della pandemia, ma anche nella vecchia consigliatura, avevano consigliato al presidente di identificare un assessore alla salute che potesse essere, diciamo, il trade union tra le parti sociali e la popolazione e il governo regionale stesso. Una delega che ha voluto conservare per tanto tempo, perché sappiamo bene che la sanità rappresenta più del 70, quasi l'80% del bilancio regionale, ma in questo momento è solo per... Noi abbiamo anche contestato l'assessore Lopalco, ma nell'ultimo periodo era diventato sicuramente più disponibile, aveva accettato e avevamo calendarizzato già delle riunioni proprio per parlare di futuro, per parlare di organizzazione, per parlare di una sanità che le volevamo in Puglia. Sicuramente sentiamo la carenza. Un direttore del dipartimento, che è l'organo tecnico, che non ha una funzione politica, che può dare delle risposte anche di tipo politico, non è sufficiente. E ne abbiamo avuto la dimostrazione quando abbiamo cercato di parlare anche di una problematica ormai vecchissima, che è data più di un anno e mezzo fa, sulla premialità Covid. Ogni volta il direttore del dipartimento aveva bisogno di interloquire con la parte politica per cercare di prendere qualsiasi decisione.